In questo mondo alternativo, la crisi idrica ha riscritto le mappe geopolitiche, con particolare enfasi su aree chiave per l'accesso all'acqua. Per esempio, il bacino del fiume Nilo, cruciale per i paesi dell'Africa nord-orientale, avrebbe potuto diventare un teatro di intensi conflitti o di nuove forme di cooperazione. Nazioni come Egitto, Sudan ed Etiopia potrebbero aver ridefinito i loro accordi sull'uso dell'acqua del Nilo, forse attraverso la creazione di una federazione o entità transnazionale che gestisce le risorse idriche congiuntamente, o al contrario, potrebbero essere scivolati in conflitti protratti per il controllo delle dighe e delle risorse idriche. Similmente, il delta del Mekong in Asia sudorientale, una regione densamente popolata e altamente dipendente dall'agricoltura, avrebbe potuto assistere a nuove alleanze o tensioni tra Vietnam, Cambogia, Laos e Thailandia. La necessità di gestire congiuntamente l'acqua per l'irrigazione e prevenire la salinizzazione potrebbe aver portato a un'organizzazione sovranazionale dedicata, o a contrasti per il controllo delle risorse idriche. In Sud America, l'Amazzonia, con la sua abbondanza di risorse idriche, avrebbe potuto diventare un polo di attrazione per nazioni esterne alla regione, potenzialmente portando a interventi internazionali o a nuove forme di colonialismo ambientale, dove potenze straniere cercano di controllare direttamente o indirettamente vaste aree forestali per garantirsi l'accesso all'acqua dolce. L'impatto economico di una crisi idrica prolungata sarebbe vasto e variato. La produzione agricola, fondamentale per l'economia globale, avrebbe subito trasformazioni radicali. Per esempio, la riduzione della disponibilità d'acqua avrebbe spinto verso l'adozione su larga scala di colture geneticamente modificate capaci di resistere a periodi di siccità prolungata. Questo avrebbe potuto dare luogo a un'industria biotecnologica fiorente, con compagnie che competono per sviluppare semi a prova di siccità e tecnologie di irrigazione avanzate che utilizzano meno acqua più efficientemente. Parallelamente, l'industria della desalinizzazione avrebbe potuto vedere un'esplosione nella domanda, portando a investimenti significativi in ricerca e sviluppo per rendere questi processi più efficienti ed economicamente accessibili. Questo avrebbe potuto dare origine a nuovi centri economici lungo le coste, dove l'acqua desalinizzata sostiene sia l'agricoltura che le esigenze domestiche. Sul fronte sociale e culturale, la scarsità d'acqua avrebbe profondamente influenzato il tessuto delle società. Tradizioni e pratiche culturali legate all'acqua, come feste e cerimonie, avrebbero potuto subire trasformazioni o essere abbandonate, mentre nuovi simboli e rituali emergono per riflettere la realtà di una società che lotta con la scarsità idrica. Questo avrebbe anche influenzato l'arte e la letteratura, con nuovi generi e temi emergenti che esplorano le sfide della vita in un'era priva d'acqua, riflettendo il dolore, la resilienza e l'innovazione delle comunità colpite. Nei contesti urbani, l'architettura e il design urbano avrebbero potuto evolvere per incorporare sistemi di raccolta dell'acqua piovana e di riciclo delle acque grigie, mentre le aree rurali avrebbero potuto vedere una rinascita di pratiche agricole tradizionali adattate per ottimizzare l'uso dell'acqua. Queste trasformazioni avrebbero potuto rafforzare il senso di comunità, con le persone che collaborano per trovare soluzioni condivise alla crisi idrica. Le conseguenze politiche di una crisi idrica su scala globale avrebbero potuto essere profonde. La gestione dell'acqua sarebbe diventata una priorità assoluta per ogni governo, con politiche volte a razionalizzare l'uso dell'acqua e a incentivare l'innovazione tecnologica. Potrebbero emergere nuove forme di governance, come democrazie dell'acqua, dove le decisioni sulle risorse idriche sono prese attraverso processi partecipativi che coinvolgono tutti i livelli della società. Le alleanze internazionali potrebbero essere ridefinite in base alla condivisione delle risorse idriche, con nuovi blocchi geopolitici che emergono intorno a principi di cooperazione idrica. Questo avrebbe potuto portare a una riduzione dei conflitti tradizionalmente basati su petrolio e gas, ma anche all'emergere di nuove tensioni legate all'accesso e alla distribuzione dell'acqua. Confrontando questo scenario con la realtà storica, è evidente che l'acqua ha sempre svolto un ruolo cruciale nel plasmare le società umane, ma in questo mondo alternativo, diventa l'asse centrale intorno al quale ruotano tutte le dinamiche globali. Mentre nella storia come la conosciamo le risorse energetiche fossili hanno dominato la geopolitica del XX e XXI secolo, in questo scenario l'acqua prende il sopravvento, riscrivendo alleanze, economie e società in modi che avremmo potuto solo immaginare. L'impatto di tali cambiamenti sull'era moderna sarebbe stato monumentale, forse portando a una società globale più cooperativa e sostenibile, o alternativamente, a un mondo segnato da conflitti per il controllo delle ultime riserve d'acqua dolce. Questa analisi, pur essendo ipotetica, evidenzia l'importanza cruciale dell'acqua non solo come risorsa, ma come fulcro attorno al quale si costruiscono e si mantengono le società umane. La riflessione su un tale scenario può servire come monito sull'importanza di gestire con saggezza e previdenza le risorse naturali del nostro pianeta.